Ma soprattutto ragazzi, lasciate tantissimi like se volete che nel prossimo video, o proprio in live quest'oggi magari, ci andiamo a spendere questi ticket. Abbiamo una multi più altri 8 ticket. Se riesco a metterne altri due da parte prima della live, facciamo addirittura due multi nella live e proviamo a cercare qualcun altro. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati inaspettatamente nel primissimo video dedicato a My Hero Academia The Strongest Hero, il gacha game, se vogliamo, open world, come volete chiamarlo, dedicato per l'appunto a Boku no Hero Academia. Oltretutto va detto una cosa, perché l'ho tenuto abbastanza in segreto il mio account, insomma il mio star giocando effettivamente a questo gioco, perché me l'avete chiesto nelle live, me l'avete chiesto nei commenti dei video: Lazima porterai My Hero Academia? Ti piace il gioco The Strongest Hero My Hero Academia? Ci giocherai? Ci stai giocando? Io vi ho sempre detto di tutta risposta no, non ci sto giocando e non so assolutamente se lo porterò o se ci giocherò. In realtà ci stavo già giocando, va detto, quindi sì, vi ho tra virgolette scammati se vogliamo. E ci stavo giocando addirittura dal day one, vi faccio vedere ora. Non è che abbia fatto chissà quali progressi, come vedete sono livello 26 che dovrebbe essere il rank del mio account. Però ci sto giocando effettivamente, se non sbaglio, dal day one o dal giorno dopo, se non vado errato. Vediamo la prima mail che ho claimato qua, da quando risale. Al 20 maggio, ok, mi sa che il gioco è uscito il 19 maggio, quindi sì, no, però vabbè. Probabilmente avevo fatto partire l'account il 19 maggio, poi ho letto la mail il 20, non lo so onestamente. Sì, come vedete questi sono i miei claim. E questo qui oltretutto è il mio account, che attenzione, sto portando avanti a poco, sto cercando di capire man mano del gioco. In questo momento non sono minimamente in grado né di spiegarvi il gioco come funziona, né di spiegarvi meccaniche varie, insomma tante cose. Però comunque, come vedete, sto man mano portando avanti il mio account. Ho creato anche un'alleanza, ho creato l'alleanza per italiani, come potete vedere. Il nome è Italian Heroes, non credo si veda, ma ecco, si vede da qui per l'appunto. Il server in cui sto giocando, cosa che sicuramente interesserà a molti, immagino, è il server 24. Ora, non ricordo minimamente il nome del server, però è il 24, ok? Quindi se volete giocare nel mio stesso server dovete unirvi nel 24. Per il resto non so altro, ecco, non credo ci siano minimamente problemi, anzi non ci dovrebbero essere con tutta probabilità problemi nel giocare co-op, PvP eccetera, pur essendo in server diversi, va bene? Però credo che per la gilda, quindi per l'alleanza, bisogna trovarsi, ecco, all'interno dello stesso server. Qui ho anche da accettare qualcuno. Ma dove? Ma quante richieste? Bravi ragazzi, bravi, se entrate magari nel server 24 e siete italiani, ovviamente sì, mandate magari la richiesta qui e vi faccio entrare tranquillamente. Ora, andiamo a recuperare un po' di ricompense, vi faccio vedere anche come ho messo l'account, anche e soprattutto perché il fatto che io non capisca effettivamente tante cose di questo gioco e non le sappia spiegare è perché per l'appunto dovete darmi voi una mano tramite questo video. Oltretutto, cosa importantissima, ci sono le summon qui ovviamente, come vedete in questo momento ho 4106 Hero Coin ed ho a disposizione 18 ticket di quelli basic, se non ho capito male, dovrebbero essere questi qui per la classe rally, insomma, dove abbiamo a disposizione, ve li faccio vedere, 4S, abbiamo 4S, abbiamo 5A e 3B. I rate sono questi qui, quindi S ad 1.2, le A sono a 3% e le B al 4%. Ora, sicuramente, immagino, interesserà a molti di voi sapere se ho qualche personaggio, qualche S e quali ho soprattutto. Bene, i ticket che vedete qui, ragazzi, non sono minimamente frutto di shop, anche perché mi sa che non si possono shoppare ticket, ma se non ho capito male si possono shoppare gli Hero Coin. Nemmeno gli Hero Coin sono frutto di shop. Questa qui è tutta roba accumulata e no, non fan parte della mail riscattata, praticamente quella dei 10 ticket, perché quella lì l'ho già sfruttata nel mio account e vi faccio vedere chi è che ho trovato, ma dovreste rendervene conto immediatamente, perché da quella sola multi, e ve lo giuro, da quella sola multi, tra l'altro mi è crashato pure il gioco mentre la stavo facendo, avevo già trovato due personaggi pazzeschi, il terzo non l'ho visto, quindi l'ho visto praticamente una volta che mi è crashato il gioco e poi sono rientrato. Signori, questi sono i miei eroi. Ecco qui lo showcase della mia hero list, come la possiamo chiamare, del mio account. Come vedete ho Bakugo S,
livello 50 per il momento, Momo livello 50, sempre S, e Tokoyami S. Questi sono i miei tre personaggi, quindi su 4 S presenti nel gioco in questo momento ne ho trovati praticamente 3 tutti all'interno della stessa multi. Purtroppo non l'ho registrata come lo stupido, non ho avuto nemmeno modo di poter fare la foto, di poter screenare, perché mi era crashato. Cioè, io avevo trovato praticamente nella multi Tokoyami e Momo insieme. Arrivati tipo al 7º, 8º personaggio, mi crasha il gioco senza farmi vedere quali altri erano i due personaggi. Rientro e mi ritrovo anche Bakugo pullato, che non so essere comunque nulla di particolare. Fughiamo anche quest'altro dubbio, perché sicuramente potrà venire a qualcuno: ma tu hai shoppato di sicuro, hai fatto roba. No ragazzi, l'account è totalmente free to play, anche perché io in questo momento sto giocando con un account guest. Quindi i guest account hanno in primis il blocco di non poter essere linkati, quindi in questo momento rischio il mio account, nel senso, se succede qualcosa potrei rischiare di perdere l'account, perché in questo momento il gioco è buggato, quindi non si può ancora linkare né a Facebook né a nulla. Quindi veramente sto pregando che non accada qualcosa al gioco, al mio account, perché altrimenti lo perdo e non ce l'ho linkato. Oltretutto, quindi, già da qui si evince l'impossibilità di shoppare, visto che è un guest account. Ma ulteriore prova, quella finale, come potete vedere, non possiedo nei miei eroi Uraraka, che, se non ho capito male, è possibile ottenere praticamente, credo, immagino anche free to play proseguendo nel gioco, credo non ci siano problemi. Insomma, manco lo shop dove si trovi all'interno, probabilmente qui. Ecco, se non ho capito male, dovrebbe essere questo, top up bonus. No, vabbè, raga, non l'ho capito, però se non ho capito male, anche solo shoppando il pacchettino da 1,09€, si ottiene immediatamente, dato... Ah, eccolo qui, perfetto. Shoppando qualunque pacchetto, anche quello lì minimo da 1,09€, si ottiene, come potete vedere, Uraraka. Cosa che io non ho minimamente ottenuto, perché non ho shoppato né il pacchetto da 1,09€, né quantomeno chissà quali altri pacchetti. Quindi questo spero per fugare qualsiasi dubbio, anche perché, raga, non è che mi metto a giocare un nuovo gioco e vado a shoppare. La prima cosa che faccio, shoppiamo. No, no, onestamente proprio no. Detto questo, voglio fare comunque un pochino di gameplay, nel caso vi voglio mostrare giusto come sto messo da altre parti. Cioè, devo capire ancora tante cose, tipo riguardo il dormitorio, ad esempio. Ci sono tante cose che vorrei mi spiegaste, soprattutto nelle live, perché questo gioco vorrei provare a portarlo un pochino in live. Ok, qui attenzione, qui se non ho capito male, quando i personaggi hanno questa nuvoletta sopra è perché vogliono fare una determinata azione nel dormitorio. Potremmo anche provare nel tardo pomeriggio questo gioco insieme in live, se volete. Quindi magari, se lasciate tantissimi like, ma soprattutto ragazzi lasciate tantissimi like se volete che nel prossimo video, o proprio in live quest'oggi magari, ci andiamo a spendere questi ticket. Abbiamo una multi più altri 8 ticket. Se riesco a metterne altri 2 da parte prima della live, facciamo addirittura 2 multi nella live e proviamo a cercare qualcun altro. Anche perché, se non ho capito male, questi ticket, cioè, funzionano solo per questo banner, poi scadono se non vengono usati e van persi. Qui c'è anche il rate up Momo, se non ho capito male, però questi ticket vanno riscattati tramite gli hero coin. E onestamente non mi interessa, perché ce l'ho già Momo. Vero, mi servirebbe forse per portarla ad SS, quello sì, però tutto sommato. Vabbè, qui frame laghicchia un pochino, purtroppo il gioco pesantuccio, devo ancora sistemare per bene le impostazioni. Detto questo, allora, io avrei da portare a termine tipo questa missione della storia. Il problema è che mi sa che non riesco, perché, allora, questa è la mia squadra, ho Tokoyami, Momo e Bakugo, insomma le 3 S. So che Midori è molto forte, il Battle Power, immagino questo sia... Raccomandato è 5740, io purtroppo non raggiungo questo Battle Power. Un tentativo comunque lo proverei a fare. Io, raga, non ci so giocare al gioco. Grandissima parte delle missioni e grandissima parte di tutto ciò che riguarda la storia, le side quest, eccetera, le ho fatte tutte in auto. Cioè, ho lasciato praticamente, ecco, giocare il gioco da solo. E mi sono messo a fare altro. Questo perché comunque i personaggi sono riusciti effettivamente a portarmi a casa tutte le missioni senza eccessivi problemi. Quindi diciamo che non me lo son posto il problema. Fatto sta che comunque non ho troppo capito del gameplay, questo va detto. Anche se in realtà non c'è tantissimo da capire. Perché alla fin fine il gioco funziona
Cioè è molto intuitivo secondo me dal punto di vista del gameplay. Certo, sicuramente vanno imparate delle cose, soprattutto dal punto di vista delle meccaniche del PvP, perché ho visto che comunque il PvP è un attimino differente da queste missioni PvE. Nel senso, qui è tutto, diciamo, se vogliamo, anche relativamente abbastanza easy. Qui comunque la ghicchio un pochino, quindi ragazzi devo assolutamente un pochino modificare le impostazioni, perché si vede che va sotto sforzo il computer nel momento in cui ho le impostazioni troppo elevate e sto anche registrando. Magari senza registrazione in atto, ok, si poteva anche tranquillamente fare tutto ad extreme. Mi sa che devo un minimo scendere di risoluzione, indubbiamente. Detto questo, vi dicevo, io come vedete, cioè, allora, non mi fossi messo qui a registrare, onestamente questa missione avrei provato tranquillamente a fargliela fare in auto ai personaggi, ecco, per vedere un attimino fin dove riuscivano a portarsi. Come vedete qui io vado a caso, cioè attacco, premo sempre sull'attacco, poi quando mi si attivano le skill le attivo, però non so effettivamente se è una buona strategia. Immagino che per il PvP non sia minimamente una buona strategia questa qui, perché altrimenti sarebbe un PvP privo di strategy, insomma. E quindi nulla, voglio capire un attimino da parte vostra su cosa migliorare all'interno del gioco e soprattutto cosa puntare. Aiuto che potreste darmi all'interno dei commenti, indubbiamente. Poi fatemi sapere anche voi chi avete trovato, se ci state giocando, se volete magari che vi porti di tanto in tanto qualche altro video. Comunque il gioco è molto molto interessante, indubbiamente. Ha secondo me delle ottime potenzialità, cosa che non ho mai fatto segreto quando me l'avete domandato nelle live. Ecco, ho sempre detto che è un gioco in cui ci vedo abbastanza potenzialità di poter divertire, potenzialità dal punto di vista proprio dell'evoluzione che potrebbe avere in futuro il gioco. Secondo me ci sta, è una buona partenza, è buggato, quello sì, ha un po' di bug, però ci sta. Sicuramente il bug su tutti più importante è quello lì che potrebbe addirittura portare a perdere un account se non lo linkate, o se comunque se lo linkate in realtà, perché ad oggi il bug, se non vado errato, è anche proprio legato a linkare gli account. Cioè se voi avete un guest account e lo linkate, perdete l'account. Proprio per questo mi è parso di capire che hanno addirittura rimosso proprio momentaneamente la possibilità di linkare gli account. Comunque ragazzi, sta durando veramente parecchio questa missione. Oh dai, facciamo così, prima di finire questa missione, che non so in realtà se finirà dopo questa battaglia, vi faccio vedere anche un minimo di combattimento di Bakugo. Non mi ricordo se vi ho fatto vedere il combattimento di Tokoyami, forse abbiamo iniziato proprio con lui, ecco, la missione. Dicevo, vi faccio vedere un pochino Bakugo, che almeno dal punto di vista delle animazioni è veramente bellissimo. E tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti di My Hero Academia in assoluto. Questa è una cosa che sicuramente immagino non farà piacere a molti, però a me è sempre piaciuto tantissimo Bakugo. Non tanto dal punto di vista caratteriale, ma più che altro proprio dal punto di vista visivo. Ecco, è molto, molto bello secondo me, un bel character design come personaggio. Detto questo, proviamo anche la finisher di Bakugo, se si può chiamare finisher. Proviamola, guardate qui che bella. Molto bella, come vedete ha delle animazioni veramente, veramente ottime questo gioco. Detto questo, io non so in questo momento valutare i personaggi. So ovviamente che fra le S che ho trovato, Tokoyami probabilmente quello più forte. Subito dopo c'è Momo, addirittura Momo è la più forte. E poi Tokoyami viene subito dopo, sono al pari, non l'ho capito. So che Bakugo fra le S è quella un attimino più, che lascia più a desiderare. Poi Todoroki, se non ho capito male, è una via di mezzo, nel senso, meglio di Bakugo, ma assolutamente non meglio di Momo e Tokoyami. Però per il resto, ecco, vi dicevo, io non so attualmente come valutare i personaggi, cioè in base a cosa si può dire che un personaggio è più forte dell'altro e tutto il resto. A parte ovviamente la rarità, cioè indubbiamente immagino che le S siano più forti in alcuni casi, soprattutto nei casi di Tokoyami e Momo, rispetto alle A, alle B e tutto il resto. Però poi se andiamo a prendere in considerazione S per l'appunto, non so dirvi Bakugo per quale motivo sia più scarso di una Momo o di un Tokoyami. È questo che cerco di farvi capire. Detto questo, dai, portiamo a termine questa missione, che non lo so, probabilmente continuerà con la boss fight, immagino. Vediamo un secondino, che però non andremo a fare nel video, perché altrimenti dura una vita sta roba. Vediamo un secondino.
Ok, success, perfetto. Qui mi sa che abbiamo fallito la missione. E vediamo. Sì, mi sa che... sì, sta proseguendo la boss fight. Ragazzi, boss fight che mi vado a fare da solo, anche perché questa qui è della storia, quindi magari, boh, per evitarvi spoiler o qualsiasi cosa. Ragazzi, fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate di questo gioco, se vi va di vedere qualche altro video qui sul canale, e soprattutto se vi va che lo portiamo... Tra l'altro, qui come potete vedere, top animazioni incredibili, impressionanti. Detto questo, dicevo, se vi va che portiamo in live questo gioco oggi pomeriggio, fatemelo sapere tramite un mi piace. E soprattutto, se volete che andiamo a pullare, quindi mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete e ci diamo appuntamento al prossimo video.